Avete sentito? Il duca vuole costruire il ponte. Lavora! Sì, ma qui non c'è i soldi. E chi ce li ha? Per noi sicuri. Vuole che raccogliamo delle gnome. Ma sono i signori che sanno la terra e i boschi. Mica noi altri. È già tanto se ci abbiamo un po' di legna per lo suco del fusena, per non morire di vento. Se è per questo il signor duca c'ha più terreni di tutti i signori di Milanova di là messi insieme. E anche il di Milanova di sa. Cosa avevamo detto? Il duca è un grande arcano, con i ricchi come lui. Più vivono nel lusso e più sfruttano noi altri del popolo che facciamo la miseria. Loro signori si mangiano i nostri cuori allo spiedo, mentre noi ci spacchiamo la schiena col caldello. Lei è più giusto. Lo sai che il signor duca c'ha le sue spie? C'ha fiorenti dappertutto, anche a Marte. Se mi sentono, poi una brutta fine, la cassa buia non te la paga nessuno. Beh, volete sapere qual è la mia opinione? Dimo, so, spera, segga a me se volete sapere. Il ponte si rifarà là del mare. Ok, ragione, ma senza il ponte, adesso è un fagno. Porca miseria! Cronaca del Tommaso de Bianchi, detto il Lancellotto. Forte. Sabato di 24 dito, l'illustrissimo duca ha fatto dare questa mattina della corda a Joan Jardin, passatore a Sant'Ambrogio, ritratto in piazza, ritratto a un suo camio, del dito Joan. Perché volendo passare, il sire, uno cavallare del suo excellenzio, non lo volse passare, e detta guida gettagliò il capestro, e detti passatori gli volsero dare con armi, e fu detto a lui, del quale gli mandò a pigliare un ali in moccia, e tornare in persona per condannarli, per dare il senso d'altri, che mai non contrassero con chi ci può dare delle volte. Molte persone llegavano con mandato di grazia, e non ce l'hanno voluto dare, e Clodovico, suo fratello, si è buttato in un giro senza delizia nella camera del castello, ma neanche per questo, tanto ce l'hanno voluto dare.